Io velocemente, oggi sono qui all'Artemio Franchi, come sono stato allo Stadio Flaminio, e metto come comparazione le due strutture. Non vogliamo vedere questo stadio finire come lo Stadio Flaminio, una cattedrale nel deserto che ha deturpato un intero quartiere. Oggi vorremmo ristrutturato lo Stadio Flaminio, ma vorremmo invece che si intervenga su uno stadio che rappresenta per Firenze un simbolo, per tutto il mondo del calcio rappresenta un simbolo. Oggi, grazie a Paolo Marcheschi, sono qui, grazie all'amico Achille Totaro che in Senato ha sostenuto un'azione per rendere più semplice la ristrutturazione di questo stadio, per renderlo moderno. Non è che solo i tifosi della Juventus possono avere uno stadio moderno, bene per loro che ce l'hanno, ma credo che i tifosi della Fiorentina, i tifosi della Lazio, i tifosi di tante squadre italiane possono avere la stessa dignità per avere uno stadio compatibile con la grandezza delle loro squadre e anche con la vivibilità dei loro quartieri. Quindi la nostra testimonianza è qui per questo, ci batteremo perché quest'opera venga realizzata, si salvaguardi una struttura storica bella, bella a vedersi, ma anche funzionale, che deve tornare ad essere funzionale e in collegamento con la propria città. Altri hanno preso impegni nel passato, non li hanno mantenuti. Fratelli d'Italia è un partito che si caratterizza con Giorgia Meloni per essere un partito che quello che dice poi fa, e faremo anche questo.